Ciao a tutti, ciao a tutte, buona giornata o buona serata. Ci ritroviamo con in mano lo stesso libro. Quest'oggi vorrei prendere una citazione che trovo a pagina 56. Dice così: ciò che sazia l'anima non è il conoscere, ma il gustare interiormente. Di Ignazio di Loyola. Bella questa espressione, ciò che sazia l'anima non è il conoscere, ma il gustare interiormente. Mi pare interessante perché tutti noi abbiamo una grande sete di conoscere, di conoscere, di conoscere. Certe volte è addirittura una sete che ci prende dentro, che certe volte addirittura non ci lascia dormire la notte. Pensate, per esempio, quando dobbiamo sapere l'esito di un esame all'ospedale. Vorremmo saperlo già adesso, dico, verrà fra 3-4 giorni, e un giorno, e 2 giorni, 3 giorni, dice chissà, chissà, chissà cosa non ho, speriamo che non sia nulla di grave. Ecco, pensate, la sete di conoscere l'esito di un esame. Proprio oggi mi ha mandato un messaggio una persona che conosco bene, che da 20 giorni aspettava l'esito istologico, e oggi mi ha mandato un messaggio bellissimo, dice, finalmente posso dormire, perché non ho nulla di grave, l'esito è negativo per fortuna. Bellissimo. Pensate, per quanti giorni? 20 giorni ha dovuto aspettare l'esito e per 20 giorni era lì che voleva conoscere l'esito, ma anche l'esito di cose più semplici, anche solo l'esito di un esame all'università. Dai l'esame, è scritto e poi aspetti per 3-4 giorni l'esito e già quello vorresti conoscere. E un sacco di altre cose, anche cose più banali, sapere l'esito del campionato, lo scudetto, chi lo vincerà? L'Inter o il Milan? Non lo sappiamo, andiamo avanti ancora per un po' di mesi, vorremmo già saperlo. E così l'esito della crisi economica, l'esito della... quando finisce la pandemia? Quante volte ce lo chiediamo? Dici, ma con il 31 marzo saremo proprio fuori totalmente, vorremmo saperlo, no? Che bello. Ecco, noi abbiamo una grande sete di conoscere e anche di conoscere il funzionamento. Compri un nuovo elettrodomestico, vuoi capire come funziona, ma anche le tante informazioni, quante cose non conosciamo, quante cose non so. E allora di tanto in tanto leggi il giornale, leggi una rivista, leggi un libro per conoscere e andare a fondo. E così un sacco di altri esempi potremmo fare. Noi abbiamo una grande sete di conoscere, ma sapete, in italiano noi usiamo quasi indifferentemente due parole, conoscere e sapere. Conoscere e sapere. Vorrei conoscere l'esito, vorrei sapere l'esito, vorrei sapere di più, vorrei conoscere di più. Vedete, è quasi sinonimo. Sapere è un verbo che deriva dal latino sapere. Sapere vuol dire gustare, gustare, apprezzare. Difatti, sapete, hanno la stessa radice sapere, sapore, sapienza. Sapere, sapore, sapienza. Hanno la stessa radice. E cioè, sapere vuol dire non solo aumentare informazioni, ma vuol dire, ecco, interessante, vuol dire gustare, apprezzare le cose. E questo è estremamente interessante. Quindi il vero sapere è il sapere di chi sa apprezzare la vita, le cose della vita, le varie vicende della vita. E sapete, apprezzare la vita non è semplicissimo. Non è semplicissimo apprezzare la vita. Perché a volte la vita è difficile. Ci sono dei periodi in cui la vita è pesante, è difficile coglierne gli aspetti buoni. A volte la vita è complessa, non ci capisci più niente. Difficile apprezzare gli aspetti buoni. A volte la vita sembra poca cosa, certe volte è fatta di tante piccole cose, la maggioranza della nostra vita è fatta di tante piccole cose. Ci alziamo al mattino, facciamo colazione, andiamo a lavorare, torniamo a casa, andiamo a fare la spesa, telefoniamo una persona. Tante giornate sono quello che noi chiamiamo il quotidiano. E il quotidiano è l'insieme di piccole cose. Allora certe volte ti viene da dire, bah, la mia vita, insomma, solite cose. Ecco, apprezzare la solita vita. È difficile. E allora è interessante un aspetto, e l'aspetto è questo, che la Bibbia, la parola di Dio, la Bibbia, la Sacra Scrittura, è un libro che ci aiuta ad apprezzare la vita. Chissà come noi vediamo la Bibbia, la parola di Dio, ma la Bibbia, noi sovente
rischiamo di vederla come un libro di devozioni e i credenti leggono la Bibbia così per devozione. Sì, bisogna, per essere credenti bisogna ogni tanto leggere un pezzo di Vangelo, un pezzo di Antico Testamento. Oppure la vediamo come un insieme di regole etiche. Leggi la Bibbia che ti dice devi far così, devi far cos'ha. Oppure la vediamo come canone. Il canone è quello che dà i paletti della nostra vera fede. Ecco, lì trovi i paletti della vera fede. È interessante recuperare l'idea che la Bibbia è un codice. La Bibbia è un codice. Bella questa. È un codice importante della vita. Codice cosa vuol dire? Il codice, voi sapete, sono quella serie di numerini grazie ai quali tu puoi andare al bancomat e prelevare soldi. Se non sai quei numerini, non succede niente. E così certe porte, no? O certe cassaforti si aprono se sai i numerini. Codice è un numerino che apre qualcosa. È una sigla, è un qualcosa che ti apre. Bello. La Bibbia è quel libro che apre. Apre che cosa? Beh, sapete, se conosci un po' la Bibbia, probabilmente buona parte dell'arte che abbiamo in Italia la puoi capire perché sono scene bibliche o sono riferimenti che in qualche modo hanno la Bibbia come sfondo. Puoi leggere la Divina Commedia, altrimenti non capisci niente. Ma di più. La Bibbia apre addirittura alla vita. La Bibbia è un codice per capire la vita, per apprezzarla, non solo per saperla, conoscerla, ma per apprezzarla, gustarla. Pensate, la Bibbia inizia con la creazione. La creazione non è che ci dà informazioni in più su come è nato il mondo, su quello c'è la scienza, ma la creazione ci dice che Dio è all'opera in ogni cosa, ci sono le sue mani all'opera nei fiori, nel sole, nel prato, nelle persone, ci sono le sue mani all'opera, dunque è interessante, diventa tutto molto apprezzabile. Ci puoi trovare qualcosa di apprezzabile in ogni cosa. Oppure la Bibbia dice che esiste il male, dici ma lo so già che esiste il male, non c'è bisogno di leggere la Bibbia, mamma mia, tutti i giorni qualcosa che fa soffrire può capitarti. No, la Bibbia dice c'è un Dio che lavora per combattere il male. C'è un Dio che lavora per combattere il male con te. E allora ecco perché la Bibbia è un codice che può aiutarti a gustare e apprezzare la vita. Perché ti dice che c'è una sorgente in ogni cosa, e sono le mani di Dio all'opera, e c'è un Dio accanto a te per combattere il male. Che meraviglia. Con questo in cuore, ci auguriamo di avere la possibilità di essere guidati dalla Bibbia ad apprezzare la vita. Buon cammino.